nuovo modo di affacciarsi alla cultura, con una grande capacità di stare al passo coi tempi, di rinnovarsi e abbracciare il presente. Si chiama Luce d'Arte a Natale, della mostra inaugurata domenica pomeriggio nello splendido borgo di Monte Maggiore al Metauro. La mostra collettiva è stata allestita con le opere di Piera Tombari, Mario Sorcinelli, Federica Bedini, Maria Rita Meloni e Serena Girolomoni. È stata inaugurata una mostra di pittura nel centro Mario Luzzi a Monte Maggiore al Metauro con 5 artisti. È una mostra atipica perché sarà visibile solamente online, precisamente nella pagina Facebook Luce d'Arte a Natale. Oltre a Katia Curzi erano presenti il sindaco di Colli al Metauro Andrea Giuliani e il presidente provinciale dell'UMPI Damiano Bartocetti. La mostra infatti rientra tra le iniziative del Natale che non ti aspetti. Alle mie spalle ci sono dei quadri che rappresentano il nostro colore, il rosso speranza, e quindi la speranza di poterci riabbracciare tutti insieme, di poter stare tutti insieme. Ringrazio anche l'amministrazione comunale, ben tenuti, perché chi meglio del volontario, chi meglio di chi abita nel borgo può ben spiegare e rappresentare il nostro borgo, e chi meglio del volontario può accogliere o può organizzare con amore e compassione la festa, una festa, un evento nel proprio paese. Questa mostra d'arte è un segno, come altre cose che sono state realizzate, per far capire che comunque, nonostante tutto, è arrivato anche questo Natale 2020 con il suo messaggio di speranza, di serenità, di voglia di stare insieme e anche voglia di godere della grande capacità che l'uomo ha di far sognare attraverso appunto l'arte, che è la pittura o altre forme appunto di espressione artistica. Quindi ecco, siamo contenti di dare questo spazio e fare in modo che attraverso le nuove tecnologie queste opere d'arte siano fruibili a tutti e possano portare, come sempre, un loro messaggio di serenità.